non c'è niente di più per te. Soccia, qua ci sono i pro, quelli forti. Porca troia, quelli forti, mamma mia. Allora siamo carichi. Anche tu fai latte. Dai che si parte, raga. Oh, eccoci, eccoci. Super attento, KTM, molto tutte da 210, 230, 240 kg, non sono banali, però insomma, sono una buona esperienza di vita, non ho preso tanto tranquillamente. Non vi ho chiesto di dove ci state. E arriviamo da Toscana ed Emilia Romagna. Buono, ok, prendi anch'io. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Buona app. Ragazzotti, siamo partiti, bellissimo, lungo il mare si sta rannuvolando pesante e speriamo verso l'interno che tenga un pochettino di riuscire magari a fare il primo pezzo non proprio sotto l'acquazzone. Siamo verso l'interno, stiamo seguendo la traccia azzurra che è l'Hat Classic, dietro di me ho Leandro e poi Paolino e siamo perfetti. Inizia ufficialmente la nostra Hat, guardate la vista, tutta Sanremo e la tempesta che arriva. Iniziamo. Per l'occasione monto delle Mitas 10, mai provate prima, e la Hat sarà un bel test. Guardate la vista, ragazzi, mamma mia, che bellezza, che bellezza, wow. Figata. Che cos'è questa? Adesso facciamo un check con i ragazzi se il ritmo va bene. Quanto bella è? Come ritmo, ragazzi, andiamo bene? Io vengo, poi per questo punto vediamo, voglio dosare. Sì, no, anch'io con... Però... A questo punto per appena attivo, se vedi che mollo, dopo riprendo, quindi... Vai. Proseguiamo. Un po' di relax. Mamma mia. Che pezzettino, bellissimo. Bello, bello, bello. Guidato, figo. Molto figo, il primo pezzettino. Penso si sia capito da... dall'audio dei miei video. Guardate dove stiamo passando. Siamo praticamente in un pezzo di trasferimento dopo il primo sterrato e costeggiamo tutti questi terrazzamenti di ulivi. Che spettacolo. Terreno per ora veramente valido, ottimo. Facciamo zampata. Il davanti ha scivolato un pelo. La moto comunque è equipaggiata tutto in Duristan per questo giro e devo dire che si sente la differenza di peso, è molto più leggera rispetto alle Boomot di prima e ci guadagna tantissimo il gusto nella guida, sembra di avere la moto scarica, per cui tanta roba. Poi al Village c'era tutto il team Enduristan con lo stand, gentilissimi. E mi hanno regalato due adesivi per il forcellone che li volevo da tempo e mi hanno fatto un check di come ho montato le borse e veramente stragentili, quindi ottimo, ottimo team davvero. Ragazzi, stiamo passando dentro a un borgo, credo che è una figata. Attenzione.
Pollo. Allora, primo ristoro fatto, la GoPro era morta e quindi non ha registrato, ovviamente, come al solito. Vabbè, capita. E bello, ben organizzato, complimenti ancora a tutto lo staff. Abbiamo mangiato un piatto di pasta, è mezzogiorno e mezza, un po' di carboidrati e adesso proseguiamo, perché la strada è ancora lunga per arrivare a Boves, che è il ristoro, diciamo, intermedio di stasera. E poi cercheremo di capire come guidare in notturna e come gestire fatica e chilometri. Solo sto cielo un po' grigio che mi lascia perplesso. Non diciamo nulla. Si ricomincia. Ecco, qui è decisamente più sassoso, ragazzuoli. Ah, senti che toc. È proprio bello smosso qua. Serviamo un po' di carboidrati, di zuccheri, di energie. Andiamo. Allora, intanto primo feedback sulle Mythos E10. Buon feeling. Devo dire che rispetto alle Karoo 4 e stanno dando un feeling decisamente migliore. Che roba. Ragazzotti, mamma mia che cos'è, tecnicissima. Per fortuna non c'è gran pendenza, il fondo tiene, però ci sono dei punti in cui diventa veramente cattiva, con sassi belli grossi. Ciao. Cattiva, Guarda, abbiamo cominciato col botto, Porca troia! Peccato la nebbia che non è il panorama! Brava, brava. Facciamo passare lui e andiamo! Quelli famosi! Ciao! Sta iniziando a piovere e d'altronde il meteo non è che fosse brillante. Sosta col team Interphone e ho cambiato la batteria GoPro che è già morta e si riparte. Avanti c'è Sasa con l'Himalayan, spettacolo. Con la moto io continuo a guardarla e mi piace un botto. Una tuttofare senza fronzoli. Bellina, molto bellina. Abbiamo anche qualche quota rosa, c'è Giada, c'è Gaia, il team 6%. E qui si ringrazia gentilmente Serco Moto, perché io, ragazzi, vedo come se ci fosse il sole. Mamma mia che faretti, super. Ecco, il rumore che state sentendo è il T7 Boano che ha Alex Di Muzio per questo giro qua. Cazzo, fa un rumore che non avete un'idea. È bellissima quella moto. Il 6%. Grandi ragazzi. Andiamo a prendere l'All on the Road. Mia, si è smosso, che roba. Vabbè, questo comodo.
anni nella galleria e siamo usciti a Narnia. Adesso per fortuna è più relax, meno pietre, così ci riposiamo anche un attimo. Confermo il mio ottimo feeling con le gomme di Mitas, sia le 07 che queste mi stanno piacendo subito, feeling dal primo minuto, gran gomma davvero. Come volevamo mostrare, l'acqua è arrivata, completo climb ci aiuta da questo punto di vista. Abbiamo chiuso tutte le prese d'aria. Scende la pioggia, ma che fa? Porca troia, se ci bagna, guarda che buca che c'è qua. Ragazzi, che roba. Adesso sta venendo giù bene, va? Dovremmo anche arrivare prima o poi al secondo ristoro, perché adesso i chilometri di strada ne abbiamo fatta, quindi mi auguro che adesso ci sia un ristoro, così ci scaldiamo un attimo e vediamo il meteo cosa vuol fare, che non si vede un cazzo, non si vede veramente niente quando c'è la nebbia bassa.